Questa è una partita, non è la partita, cioè non è l'ultima partita di campionato. Io lo so che soprattutto con ho allenato spesso le piazze calde, soprattutto in meridione, so che con Milan, Inter e Juve riempie lo stadio. Personalmente mi farebbe piacere domani sera che i nostri tifosi si facessero vedere, cioè nel senso che mi farebbe piacere vedere magari qualcuno, uno con la sciarpa, uno con un gagliardetto, uno con una spilla, per distinguerli dai tifosi degli altri, perché mi farebbe piacere vedere molto più rosa nero piuttosto che nero azzurro, anche per differenziare, anche per una questione anche cromatica, anche per vedere, guarda, quelli sono venuti ma sono dell'Inter e questi invece siamo venuti per tifare per il Palermo. Penso che sia anche un gesto bello dire, ragazzi, ci sono 10 partite, noi ci siamo, non siamo venuti qui a vedere l'Inter, siamo venuti a venire a sostenere il Palermo. È un modo di stare vicini alla squadra, anche perché lo so che se riempi lo stadio con Milan, Inter e Juve, significa che vengono per vedere Milan, Inter e Juve, perché sennò lo riempirebbero anche con il Chievo e le altre partite. Un po' di esperienza ce l'ho, io penso che ogni partita sia diversa dalle altre, quindi cioè, a me quello che mi dà speranza è se noi giochiamo da Palermo, perché so che loro giocheranno da Inter. È una squadra che è stata costruita, penso anche nel tempo, anche senza lesinare sforzi economici, soprattutto una squadra nazionale, l'ho già detto un'altra volta, una squadra nazionale può avere 6 o 7 giocatori di livello. La squadra internazionale ha 10-12 giocatori di livello, ma hanno anche fisico, quindi hanno anche prestanza fisica. E quindi penso che l'Inter per questo è la squadra più forte in assoluto in Italia, perché abbina questa capacità tecnica importante. Poi sicuramente anche l'Inter avrà dei punti deboli. Speriamo che domani sera sia capace Palermo a trovarli. Io personalmente ho grande rispetto di chi vince e Mourinho penso che nella sua carriera, il suo curriculum, ha vinto, quindi tanto di cappello, perché vincere e vincere in Inghilterra, in Portogallo, vincere in Italia non è facile, sicuramente ha dei valori. Poi questo è l'aspetto tecnico, poi l'aspetto invece mediatico, forse sono l'ultima persona che può parlare di questi aspetti. Però penso che l'ho già detto, che noi non eravamo abituati a un allenatore tipo Mourinho e quindi ci dovremo abituare se rimarrà in Italia.